improvvisamente il silenzio, lasciò parlare l'amore, così lontano dalle nuvole, così vicino al mare. Come affrontare l'impossibile, che pure vuoi toccare, come le stelle che si attraggono per esplodere e creare. E imparare a memoria i dipinti, per quando non potrai vedere, e baciarsi le labbra nel sonno, sentire il sapore gridare, che il tormento piegato degli uomini e che ad altri ha insegnato a guidare, come le stelle che si assaltano per esplodere e creare. Spara per sentirti libero, fai del silenzio un crimine, è semplice non dare alcuna spiegazione. La febbre così dolce, la vita è avara. Non dare alcuna spiegazione. L'avete fatta pagare a mio padre e a quelli che come lui hanno creduto alle parole perfette e alle dighe per togliere la sete, e al mio maestro elementare che mi parlava delle stelle e del rispetto per chi giudica e dell'amore per chi non ha niente. Ma io sono molto più veloce e non mi prenderete mai, perché sono legato alla terra e alla terra mai mi slegherei. Inventa e spara per sentirti libero, fai del silenzio un crimine, è semplice non dare alcuna spiegazione. La febbre così dolce, la vita è avara. Non dare alcuna spiegazione, inventa e spara per sentirti libero. Fai del silenzio un crimine, è semplice non dare alcuna spiegazione. La febbre così dolce, la vita avara. Non dare alcuna spiegazione. Sempre Paolo Benvenu, Nicolas Ciuferri qui dal vivo su Radio Cittaperta.it. Piccola descrizione per chi ci sta seguendo dalla radio: abbiamo allestito anche un bel buffet
e quindi chi è intervenuto oggi invece concretamente all'interno dei nostri studi, ecco, può anche godersi e cibare non solo l'anima ma anche arricchire il proprio stomaco, e quindi abbiamo creato anche questa situazione molto molto carina che ripetiamo, vogliamo ripetere anche in seguito. Ieri vi siete esibiti a Roma, ieri sera, e avete altri appuntamenti che volete segnalare per chi ci segue magari da altre parti d'Italia? Uno è fondamentale, ci ha chiamato, adesso ancora non è definitiva la data, ma non sto scherzando, ci ha chiamato veramente al Festival del Lutto a Parma il 1° novembre, perciò non sto scherzando, stiamo facendo una trattativa, dovremmo essere pagati diciamo in pan dei morti, ma è tutto vero, perciò probabilmente a Parma il 1° novembre al Festival del Lutto, che esiste davvero. Ed è bellissimo, ma è una cosa bella anche per esorcizzare. L'abbiamo detto ieri e tutti ci dicevano: ah, che carina la battuta! La battuta, è proprio vero. A Parma c'è il Festival del Lutto e non lo sapevamo anche noi, ci hanno chiamato ieri. E quindi i parmigiani sono esatto, ma anche mossi dalla nostra vitalità, che è rompente, trascinante. Poi saremo a Todi il 26 di agosto, credo, perché avremo un piccolo, almeno con i racconti delle nebbie, avremo un piccolo stop per l'estate, insomma, un piccolo rompe delle righe. Torneremo a Todi il 26 di agosto, una domenica, per Giardini Segreti, un bel festival nei giardini Umbria. Di Todi. Sì. Quindi ecco, il 26 agosto a Todi e il 1° novembre a Parma per Ciuferri e Benvenue. Non so se c'è qualcuno tra il pubblico, tra gli speaker della radio, che vuole fare qualche domanda agli artisti. Questo è il momento che si crea sempre del ghiaccio. Se c'è qualcuno che lo rompe, no. Se avete delle domande da porci, da porci, potremmo rispondere grugnendo. Allora facciamo una cosa, li facciamo pensare, nel frattempo vediamo, anzi ci ascoltiamo e vi vediamo dal vivo qui su radiocittaperta.it, ancora i racconti delle nebbie, Nicolas Ciuferri e Paolo Benvenuto.